Aggiungeteci una classe politica locale e nazionale complice e collusa. Infine, metteteci dentro l'arrivo della magistratura che sequestra l'impianto per impedire si verifichino le continuità del reato. Aggiungeteci infine una norma che consenta di perseguire l'attività produttiva anche durante il sequestro preventivo. Oltre a trattarsi di una grave prevaricazione del potere legislativo su quello giudiziario, e vado a concludere, stiamo assistendo ad un chiaro aiuto dello Stato verso un privato. Nel caso specifico stiamo parlando dell'Ilva di Taranto, ma possiamo tranquillamente pensare che qualcuno volesse fare questa porcata, come vi piace definirla, anche con Tirreno Power a Vado Ligure. Il sottosegretario De Vincenti lo sa bene. Al sottosegretario vengono i conati per scrivere queste norme. Bene, allora lo vada a dire ai cittadini di Taranto, vada a farsi un giro nei reparti di oncologia, visiti la città e poi guardi se le vengono ancora i conati o se è rimorso. Se legiferare per voi significa fare porcate, noi saremo in prima linea a denunciarle, a fare tutto ciò che il regolamento ci permette per impedirle. Ed è questo per quello che ci poniamo anche a questo decreto, l'ennesimo decreto porcata. Grazie. Grazie a lei, è scritta a parlare l'onorevole Benedetti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, il carattere straordinario, dove con straordinario intendo fuori dall'ordine delle cose, intendo delle cose di buon senso, ma potrei intendere anche straordinariamente ottuso, della vostra gestione della questione Ilva continua a stupirmi. Mi stupisco della pervicacia con cui in 8 decreti avete permesso di tutto e di più, in termini di scempio ambientale e della salute umana, per tutelare un'attività singola come l'Ilva. Cioè, quello che non riesco veramente a capire è che qui si lotta tutti i giorni, noi lottiamo tutti i giorni per le difficoltà di molte imprese della pesca, dell'agricoltura, poco calcolate dalla politica che conta, ma una singola azienda può usufruire della corsia preferenziale per continuare la propria attività indisturbata. E questa corsia preferenziale si vede bene nella genesi di questo testo, inizialmente di 24 articoli, durante il passaggio in sede referente in Commissione Giustizia, ha visto l'aggiunta di 10 nuovi articoli, dedicati ad aspetti legati prevalentemente all'amministrazione giudiziaria. E poi una piccola trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto legge 92, il decreto Ilva. Vedasi l'articolo 21 ter, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario. E la corsia preferenziale non è una cosa nuova in questo contesto, nel contesto dell'Ilva. Un altro esempio che mi viene in mente è avvenuto a ottobre 2013, quindi 2 anni fa quasi, in sede di conversione del decreto legge 101 sulla pubblica amministrazione, il 1682 approvato dal Senato della Repubblica. E l'articolo 12 di quel decreto, modificato in corso di esame al Senato, dettava i commi 1 e 2 disposizioni relative alla costruzione di discariche per rifiuti, per le quali era già stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto. I commi dal 3 al 5 quinques dettavano disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di stress strategico nazionale. I commi 6 e 7 infine riguardavano specificatamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto. In particolare, il comma 1 autorizzava la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto. Quindi una bellissima corsia preferenziale. Rispetto al testo iniziale del decreto legge, nel corso dell'esame al Senato la disposizione era stata modificata per individuare in maniera precisa le discariche a cui faceva riferimento la norma. E secondo quanto disposto dal comma 2, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche poi sarebbero state definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, tramite il decreto del Ministero dell'Ambiente e su proposta del subcommissario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legge 61/2013, a supporto del commissario straordinario sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ARPA della Regione Puglia. Quindi un gran bel lavoro di corsia preferenziale, tutti uniti in questo senso. Gli interventi di attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali hanno comportato infatti la produzione di rilevanti quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi, per esempio i rifiuti prodotti a seguito della bonifica del suolo sottostante ai parchi minerali da coprire, oppure le polveri prodotte dai nuovi sistemi di abbattimento fumi, per cui il corretto smaltimento che avete paventato come necessario era quello di
poter disporre in tempi rapidi di impianti idonei compresi nel perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto e a servizio di quest'ultimo. Quindi si trattava già 2 anni fa di una norma che voleva evitare la chiusura dello stabilimento. L'individuazione della discarica all'interno dell'Ilva di Taranto è stata funzionale per poter smaltire le scorie della produzione, evitando la chiusura dell'impianto, lo ripeto. Inoltre, tutte le norme sulla gestione commissariale hanno permesso e permettono tuttora la continuità di produzione dell'impianto anche sotto sequestro giudiziario, e lo stiamo vedendo anche oggi. A distanza di 2 anni, questa corsia preferenziale continua di questa impresa ed è apparsa con un emendamento, il 2104, introdotto in volata dal governo. Il primo comma di questo emendamento paventa generiche finalità di giustizia. Peccato che disponga un'esplicita e inconcepibile deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori per la prosecuzione dell'attività industriale. Complimenti. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Massimiliano Bernini. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Oggi discutiamo la conversione in legge del decreto 27 giugno 2015 numero 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Si tratta sicuramente di questioni preminenti per il nostro Paese, ma come al solito si utilizza un provvedimento che tratta di questioni economiche e finanziarie come cavallo di Troia o di Troica, sarebbe il caso di dire, per infilarci un qualcosa che non ha nulla a che vedere con queste argomentazioni. Ed ecco infatti un emendamento, il 2104 del Governo, che riguarda la questione annosa dell'Ilva di Taranto. Il gruppo Movimento 5 Stelle ha immediatamente manifestato la presidenza delle commissioni giustizia e non